Dal Vangelo secondo San Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito dopo Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Allora Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire qua verso di te sulle acque.» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro, sceso dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù, ma vedendo che il vento era forte si impaurì e cominciò ad affondare, dicendo e gridando: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono avanti a lui dicendo: «Davvero tu sei il figlio di Dio!» Compiuta la traversata approdarono a Gennesaret e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregarono di poter toccare almeno il lembo del suo mantello, e quanti lo toccarono furono guariti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Acclamazione al Vangelo. Apri, Signore, il nostro cuore e comprenderemo le parole del Figlio tuo. Dal Salmo 50: «Perdonaci, Signore, abbiamo peccato», il Salmo responsoriale. E dalla prima lettura dal Libro dei Numeri: «Mosè, l'uomo di fiducia in tutta la mia casa, perché non avete temuto di parlare contro di lui?» Oggi è San Domenico di Guzma, cari fratelli e sorelle, diciamo colui che ha creato poi, diciamo, i Domenicani. E come? Lui è il nostro Signore Gesù Cristo, come avete ascoltato, porta, come avete sentito, San Pietro sull'acqua, però ha paura. E quando si ha paura e non si ha Gesù nel cuore, succede purtroppo il patatrac. E San Domenico di Guzma ha sempre avuto nel suo cuore Gesù. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.